Ciao Polletti, questo è Electric Peo e oggi vi racconterò una storia. La storia che racconta il percorso che ho fatto per uccidere una simpatica signorina alla quale è stato strappato un bebè dallo stomaco. Parlo della regina di Yharnam e del relativo trofeo oro che mi ha permesso finalmente di ottenere il platino su Bloodborne. Ma per ottenerlo ne ho collezionate di morti e di momenti davvero difficili. Iniziamo col dire che su PlayStation Beat Forum in the House questo trofeo è valutato 6,5. 6,5! Per me è una cagata pazzesca! Esatto, è una cagata pazzesca. In effetti vi anticipo che non è così difficile sconfiggere quella simpatica signorina e la regina di Yharnam, ma la difficoltà sta nell'arrivarci. Bisogna affrontare innumerevoli dungeon, quindi innumerevoli boss, raccogliere innumerevoli materiali, per non parlare che raggiunto un certo livello, la tua potenza non è che può aumentare all'infinito, rimane lì dov'è. Sono stato ucciso davvero un numero elevato di volte da quel figlio di un koala di Amigdala. Ho visto così tante volte la scritta "sei morto". Tutto per poi capire che era così facile sconfiggerlo seguendo una determinata strategia, ma per arrivarci ce n'è voluto. Tanto perché immagino che questo video lo stia vedendo qualcuno che magari è intenzionato a affrontare questo percorso. A questo punto, già che ci sono, descrivo la strategia. In poche parole, ogni volta che tu sei alle spalle di Amigdala, ello fa un salto e atterra sempre nella stessa posizione, con la testa diretta verso la direzione opposta rispetto a dove guardava prima. Quindi un bel colpo caricato ogni volta che lo vedete saltare, appena a terra, spatapempete. E questa è stata solo una misera vittoria rispetto al resto che deve venire. Nonostante la regina Ptumeriana si trovi all'interno del rispettivo calice di Ptmeru, dovrete affrontare comunque questi ostacoli che si trovano in altri calici, proprio per raccogliere i materiali necessari per effettuare il rituale di altri calici Ptumeriani che vi permetteranno piano piano di raggiungere la regina Ptumeriana. In questo caso, un altro esempio di ostacolo alquanto difficile è la belva oscura di Loran. Se Ebrietas è la figlia del cosmo, beh, il cosmo è una mignotta. Tra testate tentacolate e raggi laser tratti probabilmente da Star Wars, Ebrietas vi prenderà a sculacciate come non le avrete mai prese. Anche se affronterete quindi boss già affrontati nella storia principale, qui saranno molto più ostici e potenti. Per non parlare del fatto che in determinati calici maledetti o sinistri che siano, la tua salute è addirittura dimezzata. Il platino ha quindi un prezzo più elevato di quello che io personalmente avevo ipotizzato. Nel caso di Ebrietas, grazie alle mie capacità arcane di elevato livello, l'ho sconfitto a forza di sparamenti dagli occhi, altro che raggi laser. Al termine di questa odissea tra calici, dungeon, boss e raggi laser, sono riuscito ad ottenere tutti i materiali per il rituale del calice Ptumeruil, il cui ultimo boss è proprio la regina Ptumeriana. Ptumeriana! Questo dungeon già non è semplice di suo. Ho camminato moltissimo all'interno di questo dungeon, ma la cosa peggiore sono gli ostacoli che precedono la regina Ptumeriana. Il primo, che per me personalmente è stato il più ostico stranamente, è il discendente Ptumeriano. Non tutti saranno d'accordo con me, ma io l'ho trovato davvero difficile. Sicuramente non è stata una passeggiata. Le mie morti testimoniano la difficoltà di questo combattimento. Perché, madre? Perché? Il secondo ostacolo si diceva nel web uno tra i più difficili in tutto Bloodborne.
forse a causa della musica che, anche se epica, ha un volume più elevato del solito. Ma alla fine ho collezionato solo un paio di morti, in questo caso. Niente che il vostro Electric Peo non possa svalicare. E alla fine, dopo questo incredibile e tortuoso tragitto, eccola lì, la regina degli Arnam, che mi aspettava. Mi aspettavo un combattimento più difficile. Lei basa i suoi attacchi su una magia strana e arcana basata sul sangue e su attacchi divertenti in cui ho visto fluttuare i miei compagni poi essere schiantati a terra. È solo un combattimento lungo, dato che sembra avere una difesa relativamente alta, e da appuntare l'angosciante pianto del bambino quando la si colpisce, probabilmente legato alla sua triste storia. La prima volta è stato relativamente divertente, proprio perché quando le mancavano forse 2 mm di punti vita, sono caduto nella sua trappola e sono stato schiantato anch'io a terra con la magia precedentemente vista. Grazie alle mie straordinarie doti arcane mi sono poi divertito a darle il colpo di grazia con dei fantastici raggi laser. E fu così che il vostro Peo ottenne il platino. Ma che amarezza! Mi chiedo spesso se il gioco sia valso la candela, anche perché adesso provo tristezza, perché per quanto sia stato difficile arrivare a questo punto, in un certo senso è come se ancora non mi bastasse. Continuerò quindi a giocare a Bloodborne, ma non più con la stessa intensità di prima, con la stessa passione nel rincorrere un obiettivo tanto difficile quanto appagante. Questo, Polletti, era Electric Peo. Ciao Polletto, io sono Electric Peo, sono fumettista, disegnatore, animatore, ma soprattutto videogiocatore. Se questo video ti è piaciuto, non scordarti di iscriverti e di lasciare un bel mi piace, credimi, lo apprezzo tantissimo.